Ciao a tutti amici del Verde, oggi andiamo a parlare della fertilizzazione del geranio, è importantissima se noi vogliamo avere quei bei gerani grandi e che fanno anche molti fiori. Ho utilizzato un fertilizzante organico, quindi naturale, vi faccio vedere anche nelle riprese video che differenza c'è tra una pianta non fertilizzata ed una pianta fertilizzata. Nel box informazioni poi vi metto anche il link per andarvi a vedere il prodotto, quindi vi fate anche voi uno studio della scheda. Andiamo subito al video, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, diamo subito uno sguardo al tipo di concime. È un concime dedicato ai gerani, ma non è solo per i gerani, potete anche acquistare per darlo poi alle vostre petunie, alle begonie, al gelsomino, bougainville, insomma qua state vedendo un po' tutte quante le piante a cui questo concime può essere dato. È un concime di origine vegetale e è adatto chiaramente per tutte quelle piante sul balcone o sul terrazzo, quindi dal vaso alle lunghe fioriere, ma anche alle piante da esterno. Le sostanze nutritive ce le abbiamo qua, ecco qua, NPH, gli elementi principali è un 13,5,8, quindi una buona spinta in azoto, ma anche fosforo abbondante per fare quelle ottime fioriture e 8 in potassio per mantenere queste fioriture su belle, turgide e dure. Poi ha anche un rapporto come carbonio organico sul 10%, quindi è un buon fertilizzante per tutte quante queste piante che abbiamo elencato prima. Qui vediamo come si presenta questo concime in queste sfere che hanno un odore chiaramente di organico, eccole qua, molto molto solubili in acqua. Allora, eccomi a dimostrarvi il perché vi sto consigliando questo fertilizzante. Innanzitutto perché è un naturale, è a lunga cessione, non è quindi un concime di origine minerale, quindi arricchisce di tutti gli elementi nutritivi le nostre piante. Ma lo vediamo in diretta. Questa pianta sulla vostra destra è stata fertilizzata, questa sulla vostra sinistra no. Come vediamo, la pianta sulla vostra destra è bella, è fiorita, è grande, è cespugliosa, ha foglie molto turgide. Questa sulla sinistra rimane piccolina, rimane con delle foglie un po' che tendono verso il giallino, le fioriture non ci sono per niente. Insomma, la fertilizzazione sul geranio fa veramente la differenza. E vi spiego a questo punto anche che ho fatto. Allora, il terriccio di fondo di queste due piante è il terriccio universale, è questo qua, adatto un po' per tutte le piante ed anche i gerani ci si adattano. Poi in questo vaso ho aggiunto al terriccio di fondo questo fertilizzante, poi andremo a vedere anche come si fa la fertilizzazione di fondo. Su questo non ho aggiunto fertilizzante sul fondo, quindi niente sul terriccio. Dopo 20 giorni che ho messo a dimora le due piante, questa pianta l'ho fertilizzata, questa no. Ecco, sono passati solamente 20 giorni, le differenze sono queste, ragazzi. Adesso andiamo a fertilizzare questa pianta, vediamo tutti i passaggi, vi do anche un trucchetto per far prendere via le vostre piante di geranio quando sono un po' così stentolite. Allora, prima di andare a fertilizzare, vediamo quando si utilizza e come si utilizza. Si utilizza chiaramente in tutta quanta la fase vegetativa, quindi quando il geranio inizia a muovere le prime foglioline saremo a marzo, fino a fine fioritura saremo ad ottobre. In questo periodo noi andiamo a effettuare ogni 10, massimo 15 giorni la fertilizzazione. Vediamo subito anche come si utilizza. Allora, la prima cosa, vi ho detto che può essere aggiunto in questo fertilizzante al terriccio, quindi quando noi andiamo a prendere il nostro terriccio e vediamo che lui non è fertilizzato, possiamo aggiungere il nostro fertilizzante al terriccio. Come si fa? Eccolo qua, semplicissimo. Su 10 litri di terriccio ci si mettono 40 grammi di questo concime, si miscela tutto, si mette nel vaso e poi ci si mette la pianta dentro. Abbiamo fatta la fertilizzazione di fondo, la pianta così crescerà e sentirà subito quella parte di concime che noi abbiamo dato nel terriccio.
Oltre questa fertilizzazione di fondo, man mano che la pianta cresce, l'aiuteremo nella crescita e nella fioritura. Si chiama fertilizzazione di copertura. Abbiamo detto che si fa da marzo ad ottobre con intervalli dai 10 ai 15 giorni massimo. Semplicissime sono le dosi. Quando noi abbiamo una pianta così piccolina, quindi piante piccole, andiamo a dare dai 10 ai 15 grammi. Quando le piante sono più grandi, quindi cespugli medi o piante rampicanti, si danno dai 20 ai 25 grammi. Come si fa? In modo molto semplice. Andremo a smuovere un po' il terreno ed aggiungere i nostri 10-15 grammi sul terriccio. Una volta che l'abbiamo aggiunto, facciamo un piccolo rinterro di questo concime e andremo ad annaffiare. Adesso non lo faccio perché vi faccio vedere il trucchetto per far subito svegliare questa pianta e farla riprendere in un modo molto molto più veloce. Allora, decidiamo che la nostra pianta è una pianta piccola, un po' stentolita, quindi voglio dare 15 grammi per questa pianta piccola. Invece di dare i 15 grammi nel terriccio e poi ripetere l'operazione dopo 10-12 giorni, io mi considero che invece di fare questa operazione faccio del concime liquido da andare a distribuire sulle radici della mia pianta in modo che lei assorba immediatamente gli elementi nutritivi e crescerà più in fretta. Questa concimazione liquida, quindi questa dritta, questo trucchetto consiste in questo, statemi bene a sentire, invece di dare questi 15 grammi immediatamente, li divido in tre porzioni, quindi farò 5 grammi di concime da sciogliere in 200 ml di acqua. Questi sono 200 ml, questi sono 5 grammi. Ora li sciolgo ben bene, quindi agiterò questa soluzione, sarà un concime liquido e vado a fertilizzare ogni tre giorni con quest'acqua fertilizzata il mio geranio. Quindi ripeto questa operazione ogni tre giorni. Ogni tre giorni faccio i miei 5 grammi, i miei 200 ml di acqua, agito tutto e vado ad innaffiare. Vedrete la vostra pianta come cambierà aspetto e inizierà a vegetare. Il fertilizzante si scioglie immediatamente, basta agitare solamente un pochino, poi eccoci qua, guardate, quando la vostra acqua si è colorata e non vedrete più il concime, queste piccole sfere all'interno della vostra acqua, ma si è sciolto completamente, siamo pronti per andare ad annaffiarci. Annaffiamo intorno all'apparato radicale, cerchiamo di evitare sempre di colpire le foglie, vedrete l'effetto che avrà di crescita questa pianta. Termino così anche questo video, un bel mi piace se vi piacciono gli argomenti di questo canale, iscrivetevi, condividete e un abbraccio a tutti da Piergiorgio, ciao ragazzi!